Accidenti! Furbezzoli? Scusate, non volevo spaventarvi. Dovete essere i giovani indagatori del mistero che ho invitato. Proprio così! Siamo felicissimi di risolvere un mistero insieme a... Solo di Star Trek, George Takei! Siamo grandi fan. Noi due l'abbiamo vista anche a teatro, sa? Lei è davvero fantastica. Spesso pronuncio male il suo nome e dico Takei. No, Fred, è Takei. Fa rima con Tupei. No, questi riccioli d'oro sono assolutamente reali, signor Takoi, Takei, Taku, Taka, Ta, Ka, Ta. Chiamami soltanto George. E anche noi possiamo chiamarti George? Ma certo, Shaggy e Scooby-Doo. George! Sul serio, amico, andiamo pazzi per la tua serie TV Star... Zitto! Non nominate cose reali, specie quel famoso franchise televisivo di fantascienza. Non sei un avvocato, giusto? No, non credo. Ovvio che non lo sei. Tu sei un cane. Non siamo affatto avvocati. Ne siete sicuri? Non lo so, magari sì. Oh no, guardate, l'armatura non c'è più, è come svanita. Ed è rimasto solo questo capello biondo. Davvero misterioso. Tranquillo, George, lo sai che i misteri sono la nostra specialità. Sarà meglio andare a cercare qualche indizio. Venite, vi offro un piccolo tour. Sono innamorato di questa villa e voglio che sia riconosciuta come luogo di interesse storico. Però nessuno sa a chi appartenga davvero. E quel terrificante cavaliere fantasma allontana chiunque provi ad aiutarmi. Oh, guardate, da qui si vede la mia casa. Wow! Complimenti! Caspita! È veramente spettacolare! È solo un piccolo modesto bungalow. Ehi, signor Takei, cosa le salta in mente? Ha chiesto a questi dilettanti di invadere il mio territorio. Io ho un lavoro da fare, quindi non ho bisogno che dei ficcanaso in erba mi stiano tra i piedi. Io non l'ho assunta per insultare i miei amici. L'ho assunta per ritrovare il legittimo proprietario della villa. Beh, ho scoperto che qualcuno paga le tasse sull'immobile per tenere la bagnarola a galla. Sì, ma chi? È un mistero. Va bene, allora torni là fuori e corra a scoprire chi è il vero proprietario della casa. Ok. In guardia, mi raccomando. Dici a me? No, mi sto rivolgendo a tutti voi. Accidenti, mi sembra un tipo sospetto.